Allora, questo è il passito anno 2017, prodotto nella nostra azienda che si trova a Pantelleria. Il passito si chiama Baglio, che è il nome della località proprio dove è stato creato, dove è stato formato. Questa località era una costruzione parecchio tempo fa, dove all'interno c'erano, recintata da muri, dove all'interno c'erano tutte le abitazioni del proprietario, con gli annessi cucina, forno, cantina e oleificio. All'esterno c'era la costruzione vera e propria e c'erano i terreni. I terreni sono a Pantelleria, sono circondati da muri più o meno alti che servono una parte a recuperare il terreno per poi coltivarci qualcosa e in parte servono anche per ripararsi dal vento e dalle intemperie, perché a Pantelleria è molto forte. Il passito è derivato dalla coltivazione di uve Zibibbo. E voi avete le vigne ad alberello basso basso, quelle sotto quello perché è patrimonio dell'UNESCO dal 2014. Il vigneto, nel nostro vigneto non utilizziamo diserbanti, concimi né anticrittogamici, siamo in conversione al biologico. Cosa concimate? Favino da sovescio, che viene seminato in questo periodo e poi verrà interrato appena le piante iniziano a germogliare, e quello produce moltissima sostanza organica e poi serve alle piante, perché essendo i terreni vulcanici sono molto ricchi di minerali, però sono poveri di humus. Con l'apporto del favino noi aumentiamo l'apporto di humus nel terreno e poi trasforma le sostanze minerali in idrosolubili per il terreno. Per fare il passito noi utilizziamo l'uva che viene raccolta ai primi di luglio, ai primi di agosto, viene stesa al sole su dei graticci direttamente sul terreno e viene girata ogni 5-6 giorni per permettere all'uva e al sole di renderla secca in tutto il periodo. Quando si è ottenuto l'uva, allora siamo pronti per la lavorazione del vino, per cui si raccoglie l'uva, noi la teniamo in cantina qualche giorno per farla raffreddare, perché il momento della raccolta siamo intorno dal 20 al 30 agosto, quando i gradi sono molto importanti, quindi la facciamo raffreddare e stabilizzare, dopodiché procediamo alla macinazione dell'uva direttamente in vasca con una piccola diraspatrice, pigia diraspatrice, quindi senza utilizzare pompe centrifughe o altro. E questa è l'unica lavorazione meccanica che ottiene l'uva. Dopodiché viene lasciata a macerare per 4-5 giorni sulle paste. Noi facciamo naturalmente delle follature, dopodiché vengono tolte le paste e si lascia il vino a fermentare sui suoi stessi lieviti, e quando ha raggiunto un certo tenore zuccherino che si è abbassato, cominciamo ad aggiungere uva passa, che è questa, che viene spiluccata chicco a chicco, e si aggiungono sempre in piccole quantità nel vino mentre fermenta. Questa operazione fa sì che, facendo questa aggiunta di uva passa ogni 10-15 giorni, permette una fermentazione molto lenta che dura circa 2 mesi. Quando è finito di fermentare, perché ormai il vino ha raggiunto oltre 17 gradi, si toglie tutta l'uva passa, si rimette il vino in vasca e si ricomincia ad aggiungere di nuovo altra uva passa ogni 10-15 giorni, questo fino al mese di marzo. Al mese di marzo si toglie tutta l'uva passa presente nel vino e si lascia riposare il vino, e questo viene senza nessun filtraggio né trattamenti particolari. Il vino viene messo in commercio come da disciplinare dal 1 luglio dell'anno successivo alla vendemmia. Quindi noi facciamo questa operazione, chiediamo l'autorizzazione al DOP che ci viene conseguita, in modo da avere il vino pronto per il mese di luglio, per la stagione. La vostra azienda è in numeri? La nostra azienda è molto piccola, il lavoro viene fatto artigianalmente, quasi tutto da me. Non si possono utilizzare, visto la natura del terreno, grandi macchinari, per cui utilizziamo una piccola moto zappa per lavorare negli interfilari. Il resto dei lavori viene fatto tutto a mano. La nostra produzione anno 2017 è stata di circa 2.000 bottiglie di passito e circa 2.000 di bianco secco. Quest'anno, visto l'andamento climatico, la metà. Antonio Gabriele, abbiamo parlato del vino di Pantelleria.
Ma perché sei qui a Piacenza con la FIVI? Sono qui a Piacenza perché l'organizzazione della FIVI è un'organizzazione confacente alla mia attività. Noi non utilizziamo e non ci interessa portare il nostro prodotto nei grandi centri di distribuzione o altro, tanto è vero non abbiamo un distributore, cerchiamo di avere il contatto diretto con il cliente e FIVI ci permette questo. Sono molto contento di farne parte. Io ho già partecipato a questa, è la prima volta qui a Piacenza, ma c'è stata anche un'altra organizzazione sempre del FIVI a Roma a maggio a cui abbiamo partecipato. Siamo rimasti molto soddisfatti dell'organizzazione FIVI. Antonio, noi avevamo già chiuso l'intervista, però poi mi hai raccontato di come e perché fai questo mestiere. Tu hai detto, scherzando, ridendo, sono l'unico scemo che ormai sono lì che lavoro, eccetera. A me sta cosa fa molto piacere, perché anch'io sono uno degli unici scemi che lavora soltanto più per il piacere di lavorare e per tante altre cose di questo tipo. Secondo me vogliamo fare una vita biologica. Raccontami un pochettino, ma tu sei nativo di Pantelleria e poi allora raccontami quando eri bambino. Io sono andato via da Pantelleria, trasferito con mio padre, perché mio padre fino agli anni 63-64 era proprietario di tutta la proprietà dove adesso c'ho il vigneto. E c'erano già vigneti? Era vigneto, sempre coltivato a vigneto, da sempre. La proprietà inizialmente era di 8 ettari, un corpo unico, cosa stranissima a Pantelleria, perché Pantelleria un corpo unico da 8 ettari non esiste. Sono tutti piccoli appezzamenti diffusi in varie parti dell'isola. Negli anni 60 mio padre ha lasciato perdere Stiamo parlando, come c'è, avanti Cristo, dopo Cristo. Qui stiamo parlando di avanti turisti e dopo turisti. Dopo turisti. Negli anni 60-65, prima del boom turistico di Pantelleria, mio padre, che aveva voglia di dare un aspetto diverso alla propria vita e di creare un'aspettativa migliore, siccome era molto intraprendente, ha lasciato perdere l'attività che aveva a Pantelleria vendendo tutta la proprietà, si è trasferita in provincia di Latina, a Sabaudia, lì ha acquistato un'altra azienda di 22 ettari dove si produceva sempre vino, quindi noi lì facevamo Trebbiano, Sangiovese e Ciliegiolo, veniva venduto sotto forma industriale naturalmente alle grandi cantine. Io ho lavorato con mio padre per tantissimi anni, dopodiché ho preso una strada mia per conto mio, ho lavorato in un'azienda farmaceutica per oltre 20 anni, dopodiché mi ero stancato e volevo dare un senso diverso alla mia vita, vedere era impossibile continuare in quel modo. Sono ritornato a Pantelleria dove avevo già una piccola casa, che andavamo a passare le vacanze, e avevo sempre questa idea in testa di ritornare a fare quello che avevo sempre fatto. Per una serie di circostanze che nella vita uno dice ma com'è possibile, sono riuscito a rientrare in possesso dei terreni che erano di mio padre. Terreni abbandonati per oltre 50 anni, sono stati terreni riconvertiti, ricondizionati, tutti quanti puliti, ed è stato reimpiantato tutto il vigneto dove c'era prima. E nel 2016 siamo riusciti a operare con la cantina ufficialmente. Ci sono voluti 2 anni perché permessi, autorizzazione e quant'altro, e la cantina è operativa dal 2016. Però questa cosa del vino è una cosa che avevo dentro da sempre ed è stato un bel traguardo. Una bella storia. Mi è piaciuto tanto, è servito. Io spero di poter venire a trovarti in mezzo alle tue vigne. Sarà un gran piacere per me averti come ospite. Grazie. Grazie Antonio. Grazie a voi.